Esatto, il corteo è partito poco fa da Piazza Nettuno, sta percorrendo via Indipendenza, arriverà intorno alle 10:10 in Piazza Medaglie d'Oro davanti alla stazione, lì alle 10:25 il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage alla stazione di Bologna, 85 morti, 200 feriti. In corteo c'è anche Alessandro Di Battista, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha voluto esserci anche lei oggi. Innanzitutto buongiorno, sì, penso oltre ad essere una grande emozione essere qui, è un dovere di una forza di opposizione importante come il Movimento 5 Stelle essere presente durante una manifestazione non soltanto di ricordo ma di continua e perenne denuncia rispetto ad una strage, forse la più grande che c'è stata in Italia. È anche compito nostro in quanto opposizione ascoltare per filo e per segno le parole che pronuncia il governo. Io ho ascoltato il sottosegretario De Vincenti fare le ennesime promesse o slogan, vedremo quello che saranno, e sarà mia premura personale ricordarli in Parlamento ogni qualvolta lo incontrerò, fino alle virgole delle promesse che ha pronunciato, e questo è il compito dell'opposizione. Ha parlato di reato di depistaggio come priorità del governo, io onestamente ultimamente noto che il governo in materia di giustizia come priorità ha leggi bavaglio di berlusconiana memoria e ha continuato a parlare di risarcimento. Noi ricorderemo a De Vincenti tutto quel che ha detto, e nell'interesse non soltanto dei cittadini di Bologna, dei familiari delle vittime ma di tutti gli italiani, che le promesse che ha fatto il sottosegretario vengano realizzate. È compito dell'opposizione quello di pungolarli affinché le compiano. Grazie ad Alessandro Di Battista. Dunque, poco fa c'è stato l'incontro, lo ricordate?